Oggi ragazzi si riparte per una nuova avventura, ma non andiamo per edicole, troppo mainstream. Oggi cerchiamo le migliori offerte e tesori di carte Pokémon nei migliori negozi di giocattoli in giro per Milano. Infatti mi sono arrivate da parte di alcuni utenti alcune segnalazioni molto interessanti riguardanti Zenith Regale. E spoiler, sì, erano corrette. Quindi siamo ufficialmente partiti per questo viaggio, ma perché visitiamo proprio i negozi di giocattoli? Allora, innanzitutto voglio trovare le migliori offerte per quanto riguarda le carte Pokémon, quindi 15, 20, 30% di sconto magari su questi prodotti. Ma più nello specifico è perché mi hanno segnalato in alcuni negozi di giocattoli la presenza di Zenith Regale. Ora, queste segnalazioni risalgono però a un po' di tempo fa, quindi potrebbero non esserci più questi prodotti, ma nell'effettivo i prezzi erano comunque davvero molto alti, quindi teoricamente potremmo ancora trovarli. Ma oltre questi, io vorrei tanto trovare i rarissimi Blister 3 per quanto riguarda Scintille Folgoranti, quelli con protagonista la promo di Zapdos, che sono praticamente introvabili. Quindi il nostro obiettivo, oltre Zenith, è anche Scintille Folgoranti. Vediamo un po' cosa riusciamo ad ottenere. E ridendo e scherzando abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, ovvero giochi preziosi in piazza del Duomo. Qui teoricamente dovremmo trovare qualcosa a tema Zenith Regale, vediamo. E posso affermare in tutta onestà che le vetrine della giocheria a tema Pokémon sono davvero sempre meravigliose. In questo caso si presenta molto bene, con degli oggettini anche molto interessanti. Così sono entrato per esplorare un attimino gli scaffali che avevano appunto i prodotti di carte Pokémon, e purtroppo sapevo già che avrei trovato delle brutte sorprese. Infatti tutti i prodotti che sono esposti e che state vedendo in questo momento sono sovrapprezzati in una maniera incredibile, per via del fatto che ovviamente in Duomo l'affitto costa un occhio della testa, quindi è comprensibile che cerchino di massimizzare le vendite. In questo caso vedete un blister stracostoso e tantissimi altri prodotti che non sono nemmeno interessanti ad un prezzo veramente troppo alto, e Zenith Regale purtroppo non c'era. Niente da fare, giocheria in piazza Duomo, primo buco nell'acqua. Prezzi esorbitanti, davvero, come dicevo poco fa, e neanche l'ombra di Scintilla Folgorante, nemmeno di Zenith Regale. Quindi niente, andiamo a vedere un negozio di giocattoli che non era in programma per questo video, cioè Fao Schwarz, che è sempre vicino al Duomo, e vediamo se lì riusciamo a trovare qualcosa. Arrivato da Fao Schwarz, ero molto fiducioso perché ogni tanto mettono delle buone offerte. Così sono entrato e mi sono diretto verso lo scaffale dedicato alle carte Pokémon. Arrivato sul posto c'era moltissima roba, ma purtroppo sono rimasto molto deluso. Anche qua comunque i prezzi sono davvero molto alti, molto alti, nulla che sia in offerta, assolutamente nulla. E quindi un po' amareggiato, sono uscito dal negozio per partire ovviamente per la prossima meta. Nulla ragazzi, ennesimo buco nell'acqua, zero offerte, zero Scintilla Folgorante, se non i pack a 6 euro, 57 euro l'uno, anche un po' troppo. Quindi dirigiamoci verso il prossimo negozio di giocattoli, ma... aspetta un attimo. What? Oddio, miracolo. Alla Mondadori in Duomo sembra ci siano i blister da 3. Quindi entriamo subito, magari troviamo anche i TB in offerta. Mamma mia, entriamo. Così non ho perso tempo, sono subito entrato all'interno dello store. Ho fatto le mie scale per recarmi appunto al reparto dedicato alle carte Pokémon. Ma arrivati sul posto, ragazzi, non ce n'era nemmeno l'ombra, né degli TB e nemmeno dei blister da 3. C'era solo un pacchetto singolo e altri prodotti che non ci interessavano, tra l'altro a prezzi anche molto alti. Così sono andato a chiedere informazioni alla cassa. Scusami, ti posso chiedere un'informazione, ma le carte Pokémon esposte in vetrina sono in vendita per caso? Sì, sono ancora in vendita. E qui mi viene riferito che gli ultimi blister sono proprio quelli all'interno della vetrina, quindi chiedo se si possono acquistare, mi dicono di sì. E una signora molto gentile va a recuperarmeli, dicendomi inoltre che tutti i prodotti di Scintille Folgoranti sono spariti al day one. 50 in due giorni di scommessa, una roba tipo 151. Insomma, una vera e propria psicosi di massa per questo set. Io comunque due blister me li sono aggiudicati con una carta promo molto carina, ho pagato il tutto e sono uscito. Prima erano lì e adesso sono qui. Questo devo assolutamente dirlo, ottimo colpo. Sono stracontento di questo piccolo bottino, però non ci fermiamo qua perché il nostro viaggio è arrivato solo a metà del suo percorso. Quindi adesso ripartiamo, però prima devo fare una capatina al bagno, mi scappa la pipì. Ehi, però se ti sta piacendo questo nuovo episodio, mi raccomando, non dimenticarti di lasciare il like di supporto e l'iscrizione al canale, che per me sono importantissimi. Grazie mille per l'eventuale supporto. Questo è Fati Capricci, un vecchissimo negozio di giocattoli qua a Milano che ho sempre desiderato visitare. Ma entrato ho beccato una bella delusione. Buongiorno, sì, un'informazione. Qua per caso vendete carte Pokémon? No.
Ti ringrazio, ti dici. Ciao. Io scioccato davvero, qua non vendono carte Pokémon. Ma come fanno a campare questi? Si scherza, meme, sto scherzando, è una battuta. Comunque, è incredibile, pensavo avessero almeno qualcosina, ma niente, zero spaccato. Va bene, niente, un po' deluso, mi reco verso il prossimo obiettivo. Però prima c'è anche il GameStop, che fai? Te ne privi? Anche no. E ma se qui dentro c'è scintille folgoranti? Ma neanche a dirvelo, la risposta poteva essere soltanto una. Spoiler. No, non c'era. Sono poi approdato in una giocheria dove mi hanno segnalato Zenith Regale. Purtroppo non sono riuscito a fare riprese, ma l'unica cosa che c'era a tema era la collezione di Morpico Vunun, ma a 65€. C'erano anche tantissimi altri prodotti, ma sovrapprezzati, e nulla che riguardasse scintille folgoranti. Così sono volato verso il Toys Center, tra l'altro l'unico presente al centro di Milano. Così sono entrato, ho sceso le mie scale per recarmi al reparto delle carte Pokémon. E arrivati in cassa, c'era molta roba. Scintille folgoranti, sono arrivati 10 box finiti nel giro di 2 ore forse. Niente, allora guarda, faccio una cosa, ti chiedo quella collezione là da 25€, quelli arancioni in basso. Sì, perché lì ci sono 2 bustine almeno. E purtroppo che qua psicosi di massa e altro buco nell'acqua. E niente ragazzi, punto del discorso, offerte clamorose nei negozi di giocattoli non ce ne sono. Stessa cosa vale per prodotti scintilla folgorante. Adesso provo con un ultimo tentativo in uno dei posti più cari al mondo, ovvero la giocheria di Corso Vercelli. Anche se dovessimo trovare l'ETB a 60€, 65€ mi andrebbe bene, giusto perché voglio sbustarlo in questo video. Quindi tentiamo, anche se sono particolarmente deluso da questo giro, davvero. Sono così arrivato sul posto molto sfiduciato. Però arrivato alla vetrina, beh, il mio umore è nettamente cambiato. Infatti troviamo subito scintille folgoranti e tantissimi altri prodotti molto interessanti. Così sono entrato, mi sono recato al reparto dedicato alle carte e qua c'era veramente di tutto, anche Zenith Regale, ad un prezzo un po' più alto del solito, ma secondo me comunque ci stava in ogni caso. E a grande sorpresa trovo anche un ETB di scintille folgoranti con un prezzo davvero molto alto, però era l'ultimo dello store, quindi tutti gli altri se l'erano già presi. L'ho raccolto e beh, me lo sono portato in cassa insieme ad una team di Zenith Regale. Allora, tutto sommato, anche se i prezzi erano sovrapprezzati, ci portiamo a casa un ETB e questo era il nostro obiettivo, una super carta promozionale e una team di Zenith Regale. Sicuramente molto cari rispetto al loro prezzo ordinario, però vabbè, almeno abbiamo un bel contenuto da sbustare in questo video. Alla fine dei conti il giro è stato molto divertente, anche se molto costoso. Comunque, ora ci vediamo a casa per spacchettare e per divertirci. Questo ragazzi è il primo e in assoluto ETB scintille folgoranti che riesco ad aprire sul canale e sono emozionato, devo essere onesto con voi. Tra l'altro, pensare al fatto che questo fosse l'ultimo ETB disponibile nel negozio mi manda letteralmente in hype, perché non so, mi sento sempre buone vibrazioni verso l'ultimo prodotto di uno store. Allora, cosa abbiamo qui dentro? Innanzitutto le nostre bustine, carta incredibile e promozionale di Magneton, un po' decentrata, però chi se ne frega, è una carta stratosferica bellissima, tra l'altro soggetta anche un bel po' di scalping ultimamente. Poi sleeve con raffigurante solo energia lampo, particolari, e dopodiché dà di monete ed energie. Ora non credo ci interessi tanto quello che sono le sleeve, ma vogliamo vedere i pull di questi pacchetti, quindi non indugiamo oltre e iniziamo dalla prima bustina. Energia base Morelul. Io questo set ragazzi lo spacchetterei tipo all'infinito, cioè è veramente troppo bello. Vorrei aprire i box che ho a casa ma non posso, sono tutti per i clienti e in vendita. Diglett di Alola e dopodiché Latias CX, subito con un pull iniziamo. Andiamo col secondo pack. Attualmente comunque, finché non restoccano in qualche maniera, aprire ETB del genere è un mezzo sacrilegio. Però come si fa ragazzi a tenere sì un'espansione del genere? È impossibile. Cioè io avrei voglia di spacchettare veramente tutto quello che offro alle mani di questo set. Secondo pull, Mixer meraviglioso, Gastrodon e dopodiché Zarude. Attenzione col terzo pacchetto, vorrei vedere una bellissima AR. Energia base, Vigoroth, Centiscorch, Sfeel, Deino
WCN, stracarino, io schippo sempre tutte le carte, Sphere, Vulpix e dopodiché Dialga. Terzo pack, una ciccatella, ma vabbè, andiamo col quarto. Energia base, Magnemite, Slakoth, Oricorio, Bauros, Bruxish, Tartanator, Flitto, Anibilabe e Aris. Fighissimo questo trainer, mi piace. Però a me piacerebbe veramente tanto trovare Feebas o Milotic, almeno solo una, non dico tutte perché è impossibile, ma almeno una giusta per gustarcela qui in video sarebbe il top. Anche Fascino di Ortilla sarebbe bella alternativa art però, Kecleon, Slakoth, stracarino, già trovata però questa, e sotto Vampiaguzze. Va bene, va bene, va bene, siamo a 4 pull su 5 bustine, devo dire che ci sta andando di lusso. Oh, prima o poi arriverà ragazzi, cioè ad insistere a martellare, prima o poi le cose arrivano, fidatevi che è sempre così. Miraidon, Azumarill, Sizzlipede e sotto Landorus. Ultimi tre colpi, partiamo con Latias. Energia, Oricorio, Scatterbug, Vrattel. Comunque ho notato che le bustine da 5 euro in edicola, quelle singole, sono davvero molto fortunate, quindi se volete spacchettare quelle sono le cose migliori. Xerneas, Centiscorch e Skellige. Abbiamo le ultime due possibilità e se non sbanchiamo con una di queste due bustine, beh, l'ETB si può considerare nella media. L'ultimo pacchetto non ci credo più ragazzi, di solito non riesco mai a scullare niente dall'ultima bustina. Blizzle, Yamask, Waxly, schippo tutto ovviamente come sempre, Quaquaval. Poi dopodiché abbiamo Zangoose, Nesprit, AR, il secondo che trovo ragazzi mi perseguita questo Nesprit, e Togekiss. Va bene dai, andiamo con l'ultima bustina e direi che tutto sommato non ci possiamo lamentare, anche se da questa non dovesse uscire assolutamente nulla, direi che comunque lo spacchettamento è andato bene nel complesso. Energia base, Meryl, Drillbur, Quaxly, Zangoose, schippo sempre tutto, Executor, Sacco Ferreo, Mausho, Morelul, Drillbur e Palkia. Va bene dai, onestamente non me la sento di lamentarmi, anche perché sono uscite comunque delle cartine molto belle. E questo ragazzi è stato il nostro risultato. Devo ammettere che speravo andasse un po' meglio questo giro, però c'è anche da dire che a Milano oramai è difficile trovare e scovare prodotti interessanti. Comunque già trovare soltanto scintille folgoranti devo dire che è un'ottima vittoria, soprattutto se in termini di blister e ETB. Ora sicuramente ho scelto il periodo sbagliato per fare questa nuova avventura, secondo me il periodo perfetto era dicembre, quindi durante quel mese magari ci torneremo. Prima di lasciarci mi raccomando, se questo contenuto ti è piaciuto lasciami il massimo supporto mettendo un bel like di supporto e l'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto. Mi piacerebbe tantissimo arrivare intorno agli 800 like. Comunque tutti i prodotti che avete visto in questo video li trovate all'interno del nostro sito, ovvero www.nikilashop.com, e per le ordini in anteprima dei nuovi set Pokémon mi raccomando entrate nel nostro gruppo Telegram, trovate tutti i link in descrizione. Io ragazzi vi saluto, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!